Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Togli! Stanzone, mica la odio, ti giuro. Bestia. Dio. Zio, per favore. Tra l'altro, ma è così. Cioè, è così che funziona, capito? Alla fine non è che posso deciderlo io. Non è che posso. Ash. Un secondo. Ash, cosa fai? No, no. Ciao. Scusa, non ha fatto nulla, poverino. Ma perché hai fatto questa cosa? Ce l'ha con tuo fratello. Ma povero Cristiano. Vabbè, oh. Ragazzi, sono ritardissimo per un altro format. Grazie Matilda, grazie Ash. Mi vesto bene. Sì. No, l'obiettivo è di fare sesso entro la fine dello show. Grazie Andrea Rea, grazie per i 7, grazie Money JPEG, grazie per i 7 mesi, molto gentile. E grazie. Ora è una delle poche persone che conosco qua in Portogallo, ma io, come ho già detto, per me la solitudine non è un problema, perché il fatto di stare molto da solo mi fa apprezzare molto chi sono, e se sei solo non per forza ti senti solo. Io sto benissimo con me stesso. Tu ti piaci? Non dico esteticamente, di proprio come persona. Sì, sono fierissimo di chi sono. Cos'è che non ti piace? C'è qualcosa su cui stai lavorando per migliorarti caratterialmente? Magari qualche cosa che dici? Spiegarmene un poco di più il cazzo. Se le cose non hai scritto il nome sopra... Quindi scusami, il tuo telefono, c'è scritto il tuo nome, anche su quello, lo sfondo c'è il tuo nome? Vabbè, tu ridi, ma... Che culo che è venuta sta gag, che culo. No, tu ridi. La chat, tra l'altro, vedo che è una cosa proprio che non... Figa. Molto, molto figa. Ma perché lo sta facendo con le donne? Carinissimo. No, ma la conosco, abbiamo fatto anche la live assieme con nei vari forum. No, sei sì. La moto, hai già mai parlato? Non ho la moto. Mi sa che non mi sta proprio cagando. Ma ho il motore. Mi saluti, vorrei solo un ciao, non voglio neanche romperti i coglioni, voglio solo un ciao, per favore. Non ti piace? Attacca alle 10, Simo. No, io ho attaccato alle 9 e mezza, ho attaccato anche alle 8 a volte. E 40 minuti di pre-live, alle 10 e mezzo. Vabbè, comunque ci tengo. Ma sta venendo l'estate, sì, quindi è normale. Ma cos'è quella foto profilo di Marti, poi? Infatti, sembra una foto di Marti 2015. Ma non è lei, chiaramente. Ask. Sono io. Ah, lei tipo 10 anni fa, però. Cioè, voi non avete mai visto la mia foto di Facebook? Fatti due domande. Comunque, oh, ragazzi. Sì, no? Ah, ma perché vi becca? E cazzo, certo. Sì, tentato la slinguazzavi. Ammazzati, in ora del limone. Non l'ho provata questa. Comunque, anche se non sarò promossa, è stato bello. Ce l'avevi durissimo lì. No. Ciao a tutti. Ciao. Chiudi. Dai, basta. Madonna mia. Però cazzo, io vorrei guerra tra Israele e Palestina, probabilmente, non lo so. Dovrei parlare di un argomento serissimo che le faccia dire, cazzo, una persona seria. Ma porca di quella puttana, è possibile? Comunque io mi sono veramente rovinato, cazzo, con quell'anno in cui chiedevo alle ragazze se ingoiavano la sborra. Mi sono rovinato completamente una dignità, un tutto. Cioè, completamente è andata a puttane la mia immagine. Cioè, ormai sono completamente uno schifo. Sì, per ma il Greenwash mi hai messo in prima fila, comunque in dei posti... Ma no, assolutamente no. Cioè, sono 50 euro di posto in prima fila. No, ti ho messo in fondo insieme agli addetti delle luci, cioè. Ma sono tuo fidanzato, su 50 euro di posto, quelli davanti costano pure 110, cioè cosa ti metto davanti? Io non ci posso... No, mi spiace, ti metto in fondo, troveremo un posto, mi spiace. No, queste cose, guarda, cioè, anzi, ti chiedo anche di uscire perché non me le devi neanche chiedere, nessun fuori. Problema. Beh sì, poi vediamo noi due insieme. Sei Sara o sei Saro? Ehi. È mutato. Sara? Hey. Alla grande! Ma chi è che... Sara? Dimmi. No, Grimbaud. Sara, senti. Dai, chi segui? Dai, fai la domanda. No. Quanti anni hai, Sara? 15. Ok, sei molto piccolina. E che cosa ne pensi di Joel? That's enough.
Mi stavo facendo un diretto. E cosa, Sara? È troppo basso. Vabbè, vabbè, a caso. Mi sei capottato questo giorno, me lo ricordo ancora. Ah, no. Ma la trovo tutto bene? Sì. Cioè, mi sono fatto malissimo, ma non posso perché... Come mi sono fatto proprio male, me lo ricorderò per sempre. Mi sono fatto tanto male. Voglio le foto dei piedi che sia 37. Bello magro, molto magro. Oh, frene. No, non mi fanno ridere. Si interrompeva la diretta. Però, su Mediaset Infinity, però molto spesso alcuni video della notte andavano in onda. E quindi pregare tu Dio. Puoi sperare. Però tu, non tu lo hai, sai. Hai fatto la cosa dello sperare oppure non l'hai fatto per sicurezza? Non ti rispondo. Lei ha sperato, perfetto, molto bene. No, io non ti rispondo. Scusa, questo sì, questo no. Parliamo in caso ipotetico. Qual è il modo migliore per nascondere una roba del genere? Cosa, ti metti di quelle coperte così? Sì, per forza. Cioè, sì, con le per coperte forza. Sopra la testa. Per forza. Beh, senza però, microfoni. Cioè, ti dico, avere un rapporto completo è impossibile. Non riesce ad averlo. Completo, beh sì, certo. Magari poi giusto... Sì, ma sei cambiato, vedi, lo dicono, quindi alla fine si ricrederà. Sono cambiato, sono effettivamente cambiato. Chi dice il contrario ha ragione. Effettivamente sei un'altra persona. Sono un'altra persona, cioè non... Non chiedi più, sei in goia e sputa, fine. Potevi evitare di dirlo. Ho detto che non lo chiedi più. Ho capito, ma... Ah, però devo fare una clip strana su di me, sì. Calla, ragazzi, no. Brava che lo dici pure, complimenti. No, dai, cavolo, magari mi vengono incontro, mi dico, in fondo troveremo un posto, mi spiace. No, queste cose, guarda, cioè, anzi, ti chiedo anche di uscire perché non me le devi neanche chiedere. Non fuori. Tenerezza infinita, comunque. Sì, allora, non andrà mai virale perché effettivamente è troppo simile all'altra. Cioè, uno dice, vabbè, non è serio, è impossibile. Cioè, se veramente, io dico adesso, se veramente va virale questa clip e la gente mi massacra nei commenti, punto. Io, questo qua è il concetto che sono fondamentale. Uno per la trap, due per lo show. Ma questa è Sofie Deme contro te? Le ginocchia di Ronaldo, Adriano dopo l'alcol, Pablo senza spaccio, si freddi senza il cazzo. Ma Felix, ma non sei mica fidanzata? Fidanzato? Felix? Cosa è successo? Al Felix? Non ti sei mica... Non eri fidanzato? Vai a toccare un tuo studente? Dicelo tu, Quindi alla fine è un posto come gli altri. E il secondo è... Provaci. Cioè, se non l'hai mai vista Lisbona, vedila. E magari riuscirai a capire perché è proprio il Portogallo. Perché per me, almeno... Io mi trovo come, cioè è molto simile all'Italia, quindi è stato un po' più facile abituarmi al cambio senza averlo troppo radicale. E basta. Quindi per una questione proprio climatica, di costi, di trasporti. Ciao Merdina. Ciao Merdina. No, non devi dire. Esistono delle cuffie, Simo. Ma cosa stai facendo? No, niente. E lui ha detto un attimo via. Okay. E ha detto, gestisci tu la live. E io la sto gestendo. Minchia, allora siamo a posto. Marti, come stai? Ma a parte come che siamo... Sei brutto come la fame. Sei stati 2 secondi fa insieme. Sei come la fame. Ma poi non per forza dovevi dirmelo, lo basso so. Basso occhiali. Te sei molto bella invece, lo ti devo dire. Grazie. Basso occhiali. Vabbè, non che te sia altissima, e poi non è colpa mia se non ci vedo. Anche io gli occhiali, lo sai. Però io le lenti. Una troia, Giorgio. Io non ce la faccio a mettermi le dita negli occhi. Sei veramente una troia. Anche te. No! No! E adesso? No, non lo puoi vedere perché è collegato al computer. Ma è il computer! Non hai mai visto un cavo collegato al computer? Il computer fluttua, boh. Vabbè. Ok. Vabbè, no, lo comunque. Vuoi vedere, no? Per magari per curiosità proprio. Eccoci, cam link. Sì, ogni tanto si spancula qua, vedi? Oddio, abbiamo lo stesso case. Allora anche... Dovresti saperlo, diciamo. Dovrei saperlo, sì. Evidentemente non hai messo mai le cuffie collegate. Sì, mi sposto un pochino. Bene. Quanti anni hai? 30. Ah. Tu?
ok, dai, ciao. Sì, sono vecchia, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Mi spiace. Scusate, ma posso, già, mi basta Jaco Cashi, ho trentenni, adesso tutto il bene, però Jaco Cashi basta e avanza, adesso non esagiriamo, perché poi comincio ad avere anch'io le crisi dell'età, ho paura di avere 20, di arrivare ai 30 anni, ne ho appena fatti 23, mi sento già un trentenne, cazzi e mazzi, non ho voglia di sentire questa pressione psicologica, quindi per favore lasciatemi perdere. Io quando sento che qualcuno ha 30 anni... Sto male perché sento che anch'io arriverò ai 30 anni e mi viene da piangere solo a pensarci, vi giuro. È una situazione veramente brutta.